pomeriggio, ormai nella vigilia della quinta domenica di Quaresima, vogliamo lasciarci parlare dallo Spirito Santo e condurre per mano da quello Spirito che ha condotto innanzitutto il Signore nel deserto. E già questo ci è di insegnamento e al tempo stesso di consolazione. Se ricordiamo il passo del Vangelo della prima domenica di Quaresima, quindi il brano delle tentazioni nel deserto, viene detto proprio esattamente così: lo Spirito Santo condusse Gesù nel deserto. Lo sappiamo, stiamo vivendo un tempo di deserto, un tempo di prova, in qualche modo come il popolo di Israele in cammino lungo il deserto, dopo la schiavitù d'Egitto, in attesa di giungere alla terra promessa, un peregrinare lungo, durato 40 anni. E anche il nostro tempo di prova, di fatica, auspichiamo che non sia di 40 anni, ma certo il Signore ci ha donato e ha permesso in questa Quaresima che realmente la Chiesa e tutti noi facciamo esperienza del deserto quaresimale, di un cammino difficile e arduo, ma sempre assistito dallo Spirito Santo, dalla presenza viva dello Spirito Santo. Come lo Spirito Santo ha mandato, ha inviato Gesù nel deserto, così in Gesù invia anche noi. Ha inviato anche noi nel deserto. E quindi anche la fase a livello personale, familiare, comunitario, ecclesiale, cosmico che stiamo vivendo, ivi compreso nel nostro paese, non sfugge evidentemente al piano della provvidenza di Dio, della sua salvezza, del suo disegno e della sua opera di salvezza, della sua opera di santificazione. E allora tutto questo ci può aiutare, non sono certo necessarie o sufficienti le mie parole, è necessaria e sufficiente la parola di Dio, ma immagino che in queste settimane, in questo tempo, abbiamo avuto tutti l'occasione, leggendo contributi che tanti hanno postato, hanno condiviso sui siti o sulle chat o quant'altro, tanti contributi, tanti spunti di riflessione, di meditazione, anche per rileggere nella luce di Dio, nella luce della fede, il tempo e la situazione concreta che viviamo, con tutte le sue fatiche, difficoltà, le amarezze, le prove, le logorie a cui siamo sottoposti, e per questo stesso anche le grazie, le gioie, le luci che il Signore continua ad accendere in maniera discreta ma efficace. Ecco, dicevamo, non abbiamo fatto, non è stato realizzato, sento nei vari rumori, non è stato realizzato il ritiro di Quaresima, ma forse perché tutta questa Quaresima è ritiro. Lo sappiamo, confinati bene o male nelle nostre abitazioni, in una attività fisica ridotta anche evidentemente ancor più il nostro ricorso ai sacramenti, alla vita liturgica della Chiesa, ai sussidi della grazia, che evidentemente hanno diversi ostacoli a vari livelli. Ecco, un tempo di ritiro, di fatto, vero e proprio, a cui il Signore ci chiama, e allora anche le modalità di cui ci gioviamo per accompagnare il nostro cammino, accompagnarlo spiritualmente, ivi compreso quello che stiamo facendo ora e l'uso tramite internet di questi giorni, di queste settimane che si è andato sviluppando, e anche con frutti. Auspichiamo e motivo di comunione, di consolazione e di nutrimento spirituale. Ecco, tutto rientra in fondo in questa lunga camminata nel deserto, in questo cammino nel quale il Signore ci ha posto, in qualche modo anche noi invitati come Abramo a partire per una terra che, come il Signore dice ad Abramo, ti mostrerò. E se lo struggimento, la rabbia, il rancore, l'amarezza, la fatica, lo scoraggiamento possono aver fatto breccia nei nostri cuori all'inizio di questo percorso, forse giorno dopo giorno il Signore ci sta svelando che ci chiede proprio di fidarci di Lui in ragione di quella chiamata, di metterci in cammino anche noi, lì come il Signore ci dona di poter vivere questo tempo, in cammino verso di Lui, in cammino verso la Pasqua, ma soprattutto verso la Pasqua eterna, verso un dono più grande che il Signore vuole fare ai nostri cuori e alle nostre anime. E in tutto questo, allora,
mi sembra bello, benché possa apparire magari ripetitivo, fare riferimento innanzitutto alla parola di Dio che il Signore ci ha offerto in questo cammino quaresimale, fin dall'inizio, cioè fin dal mercoledì delle ceneri, in cui sembra di ricordare, ecco, si rinnova l'invito a tutti quelli che si collegano di spegnere il microfono, per cortesia. Grazie. Padre Roberto, per cortesia dovresti riattivare il microfono che qualcuno ti ha inavvertitamente silenziato. Perfetto. Ecco, auspicavamo fosse per un tempo breve, sappiamo bene ormai che così non è stato e così non è. Tuttavia, proprio il passo del Vangelo che ogni anno ci viene offerto e con cui il Signore ci ammaestra nel mercoledì delle ceneri, continua a essere una pista e un sentiero a cui tornare. Sappiamo, quel passo del Vangelo in cui il Signore invita a dedicarsi, in poche parole, alla preghiera, all'elemosina e al digiuno con discrezione, quindi senza magniloquenza, senza ricerca della visibilità. Al di là del contesto culturale di oggi, radicalmente opposto a quello di allora, mentre ai tempi la pratica religiosa, nel clima giudaico degli anni della nascita del Signore, come dire, la rilevanza sociale del fatto religioso era altissima, per cui coloro che avevano una dignità e un prestigio e una, come dire, una fama di essere pii godevano anche di un certo prestigio sociale, quindi strettamente legato. Oggi evidentemente è esattamente il contrario. Colui che mostra o cerca di vivere uno zelo per il Signore viene deriso, oltraggiato, escluso a vari livelli nella nostra società. Quindi il timore per certi versi di ricercare certe pratiche solo per cercare visibilità, a mio avviso, è ridotto. Ma quello che è essenziale è duplice richiamo. Il primo richiamo è all'oggetto, alla materia in sé, a cui il Signore ci chiama, appunto, e cioè questa triplice pratica, la preghiera, opere di penitenza personale, la carità. E possiamo ben dire che quest'anno non abbiamo avuto bisogno di grande fantasia, di grande creatività per porre in essere tutto questo. E anche questo in fondo è una grazia. Ci ha pensato il Signore a porci nella condizione doverosamente di approfondire e vivere nel profondo, al di là dei nostri gusti, preferenze, decisioni, generosità o meno, la situazione della prova. Invitandoci innanzitutto, in un tempo di fatica, a ravvivare il dono della preghiera. In una situazione appunto di fatica, di contrarietà, perché certi aiuti non ci sono stati o sono venuti meno. Ecco, questo è per dire, come accennavo, che il tempo che viviamo parte della nostra quaresima e fa parte di questo cammino di deserto, di purificazione, di conversione, di rinnovamento interiore e di tutta la Chiesa di cui siamo parte. Quindi il mandato del Signore nella triplice via della preghiera, delle opere di penitenza e quindi delle rinunce, dell'offerta delle nostre croci e della carità si staglia innanzitutto in maniera chiara attraverso le limitazioni di questo periodo. La preghiera, da una parte, è resa più difficile, ma al tempo stesso il Signore ci invita, lo Spirito Santo ci invita, la Beata Vergine, a riannodare le fila della nostra preghiera, a intensificarla nei modi, nelle forme che sono possibili, anzi, magari appunto, valorizzando la creatività proprio in questo senso.
Quindi un tempo, nonostante, e a maggior ragione, proprio perché la preghiera è resa più difficile, secondo le forme tradizionali delle nostre abitudini, è il tempo in cui raccoglierci in preghiera più intensamente, più interiormente, anche con le nostre famiglie, con le nostre comunità, e far salire in maniera più lancinante il nostro grido al Signore. Sappiamo, come anche l'Antico Testamento ci dice, e sarà poi il Signore nel Nuovo a confermarlo, che la preghiera che sale da un cuore contrito e umiliato, da un cuore penitente, da un cuore svuotato di sé, in cui rimane solo l'affidamento, l'abbandono nelle braccia del Signore perché solo Lui può salvarci. Questa è la preghiera gradita al Signore, efficace, che porta frutto, che tocca il cuore di Dio e muove il mondo. Il Signore gradisce il cuore contrito, il cuore che si affida totalmente a Lui. Non è un caso che la prima delle beatitudini, come sappiamo, è proprio la povertà in spirito, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Cioè, beato chi sente il suo nulla, ma confida in Dio. Beato chi sente la sua dipendenza completa da Dio. Beato chi accetta il disegno di Dio su di lui. Potremmo dire beato chi non confida in se stesso, chi non presume della propria autosufficienza, ma è consapevole del proprio bisogno radicale di essere salvato, soccorso dal Signore. Perché da soli non ce la facciamo. E questo tempo di prova senz'altro ci apre a questa consapevolezza. Testimonianza ne sono, come già forse ci siamo detti in altre occasioni, casi di conversione di persone che tornano a pregare. La gente che torna a pregare dopo tanto tempo è naturalmente per un'esigenza, per un bisogno. Ma è proprio da lì che il Signore attrae a sé, si serve per portare al vero fine, e cioè al ritorno a Lui, alla crescita nella comunione con Lui, attraverso la rinuncia, magari, gioco forza, di quelle modalità, di quelle abitudini, di quegli attaccamenti che c'erano propri, a cui ci eravamo abituati, e che invece il Signore desidera purificare, perché sappiamo quanto la nostra volontà umana, quanto il nostro attaccamento umano, il nostro ego, sia in grado di inquinare. Come dire, sporcare, ecco, e inficiare il dono di Dio. Quindi, tempo di Quaresima, tempo di prova che viviamo in concreto come tempo di preghiera. È un caso che la Regina della Pace ci invita alla preghiera e alla penitenza, facendo, riecheggiando le parole che ci ha detto a Lourdes, che ci ha detto a Fatima. In modo pressante, ma sempre materno e delicato, anche Maria ci invita a intensificare la nostra preghiera. Una preghiera purificata dalla prova, dalle limitazioni, dalle restrizioni, ma una preghiera che vuole salire, il Signore vuole far salire a sé, appunto, da un cuore povero. E quindi la prima grazia da chiedere direi che è proprio questa. Un cuore povero, un cuore svuotato di noi stessi, compreso del nostro nulla, del nostro bisogno totale di essere salvati e riempiti da Dio. Solo di Lui abbiamo bisogno. Anche le parole del Papa ieri, nel discorso che ha fatto, ecco, l'invito ad abbracciare il Signore per abbracciare la speranza, direi a gettarci nel cuore di Gesù, nelle sue braccia, che ci attendono, di ricevere il suo abbraccio, che come Padre misericordioso ci accoglie. Ecco, non abbiamo timore allora nella nostra preghiera di vivere questo tempo in questo slancio, in questa dimensione interiore. Ci saranno momenti di difficoltà in cui proprio la nostra interiorità sarà più messa alla prova, più sballottata dalle onde, come appunto la barca nella tempesta, e tuttavia quella preghiera a cui il Signore ci chiama e nella quale vogliamo impegnarci e rimanere, ecco, è la roccia che in maniera tenue ma efficace, incisiva, infallibile, onnipotente, attraverso la quale il Signore ci conduce a sé e ci desidera portarci all'altra riva, cioè a quell'approdo di grazia che segue ogni passaggio di croce, quella risurrezione che vuole donarci, passo dopo passo nella nostra esistenza, personale, comunitaria o familiare, e in ultimo alla Pasqua eterna. Allo stesso modo,
allo stesso modo si può riflettere e considerare la dimensione del digiuno, non solo del digiuno dal cibo, ma diciamo così di ogni opera ascetica, di ogni croce da scegliere, da offrire, da ricevere e appunto da offrire. Perché anche in questo caso il digiuno ci è in qualche modo costretto. Ci troviamo in una situazione che direi è di digiuno, cioè di rinuncia a tutta una serie di libertà, di attività, di cose che eravamo abituati a fare e che ci costa, ci ha messo e ci mette in difficoltà. Ecco, anche in questo caso non abbiamo bisogno di escogitare grandi atti ascetici, ci siamo costretti, ci troviamo in una situazione che ci limita e ci costringe a rinunciare a cose. E non senza anche una difficoltà che vi può essere anche dal punto di vista psicofisico. Oggettivamente certe modalità di vita che stiamo vivendo possono anche mettere a dura prova a livello nervoso il nostro equilibrio. Ecco, anche questa evidentemente unitamente alla sofferenza, alla preoccupazione per le persone ammalate, per drammi, delle persone in difficoltà colpiti dal virus o che devono affrontarlo, o varie situazioni all'interno delle nostre famiglie, delle nostre comunità, delle nostre conoscenze, di grande difficoltà di questo tempo. Ecco, tanti sono i motivi per cui riceviamo delle sollecitazioni che ci mettono in difficoltà. Tendenzialmente direi anche a livello mediatico, per toglierci la speranza, per gettarci in un'inquietudine, in un'angoscia, in un'ansia irrefrenabile. La ricetta a tutto questo, naturalmente, è quello che ci indicava il Papa ieri, è quello che il Signore stesso ci indica, ed è Lui stesso. È Lui, la roccia alla quale attraccare con la barca della nostra vita, su cui costruire la casa, e ci garantisce Lui che la casa costruita su di Lui, cioè sulla sua volontà, sulla sua parola, sulla ricerca di Lui, resiste ad ogni tempesta. E quindi anche ci permette di vivere questo tempo con la sua ascesi, con il digiuno che siamo chiamati a fare nelle forme non canoniche, ma di privazione, di rinuncia, di sopportazione, di pazienza, di fatica da offrire. Ecco. È il Signore stesso a reggerci e a sostenerci, Lui con la presenza materna di Maria. Anche il digiuno, quindi, in questo tempo di prova acquisisce un significato nuovo, uno slancio nuovo. Quindi viviamo le restrizioni, le limitazioni, le amarezze, le incomprensioni, decisioni a vari livelli che magari non condividiamo appieno, ci feriscono o ci toccano sul vivo. Ecco, all'interno delle permissioni di Dio, nel suo piano provvidenziale, verso un bene e una grazia più grande, come occasioni per operare nelle rinunce nelle quali ci troviamo. E che se vissute non nel lamentarci, nel arrabbiarci, nell'alimentare rancori e amarezze, ma offerte al Signore, diventano non solo via di santificazione, di conversione per noi, per tante anime, ma ci restituiscono anche la pace. Restituiscono una luce circa il senso stesso di ciò che viviamo. Appunto un cammino verso una terra che io ti mostrerò, come il Signore riferisce ad Abramo. E al tempo stesso, la condizione attuale, sappiamo, valorizza anche la dimensione della carità, perché se da una parte subentra questa sorta di sospetto e diffidenza verso l'altro, in quanto potenziale portatore di virus, e quindi con tutta una serie di norme che certo non favoriscono in sé la comunione fisica, la relazione comunionale immediata. Tuttavia, a maggior ragione, questo è il tempo in cui valorizzare la vera carità, cioè la vera apertura, accoglienza dell'altro. E credo che tutti l'abbiamo sperimentato, benché non personalmente, benché a distanza. Ma è tempo in cui magari dopo anni si sentono persone, familiari, parenti che da tempo non si sentivano. Come diceva il Papa ieri, c'è un sentirsi sulla stessa barca, in cammino, nella stessa via e nella stessa condizione di fragilità, di debolezza, in cui
riscopriamo di aver bisogno gli uni degli altri, e da soli non ce la facciamo. Di aver bisogno innanzitutto di Dio, evidentemente, e anche del Signore che si rende presente nel fratello e nella sorella, non più un concorrente, un avversario, ma fratello e una sorella in cammino con noi, con il quale siamo in cammino, a partire dalle nostre fragilità e debolezze, verso quella promessa che il Signore ci ha fatto e che ha fatto ad Abramo e che fa in fondo a ogni cuore. Ecco, quindi anche questo tempo è tempo opportuno all'interno delle possibilità reali, concrete che ci sono date per valorizzare la dimensione della carità fraterna, della carità che si fa di gesti di misericordia, di prossimità, di accoglienza, con i mezzi e possibilità limitate ma reali che ci sono, ma innanzitutto una dimensione più interiore, di carità, cioè di considerazione, di riscoperta nell'umiltà, nella fragilità, nella debolezza della nostra condizione, dell'altro come un dono da valorizzare, da accogliere, da promuovere, ecco, e non appunto come dicevamo un concorrente o qualcuno che minaccia la mia autostima, il mio ego, le mie velleità esplicite o inconsce di eccellenza e di realizzazione personale. Il Signore, in altri termini, ci invita a uscire dal nostro egoismo per abbracciare realmente la carità, cioè per lasciarci aprire il cuore, dilatare il cuore all'amore, all'accoglienza, alla misericordia per il fratello e a invocare e ricevere, accogliere, accettare la misericordia, l'accoglienza del fratello. E in questa fase direi che anche i piccoli gesti più che mai assumono un valore diverso. Nelle piccole cose di ogni giorno, nelle forme, nei modi in cui possiamo viverli, a partire, ecco, dalle persone che possiamo in un vario modo frequentare, sia a livello familiare, sia in altro modo, anche a livello comunitario, religioso, beh, poi evidentemente ogni realtà ha la propria testimonianza, la propria profezia, il proprio modo di vivere le cose, però noi siamo rimasti da alcune settimane in tre in comunità, chiaramente una piccola comunità in spazi ridotti, beh certo è inutile girarci intorno, questo pur con inevitabili qualche tensione, scontro, ha, come dire, riannodato anche le fila della comunitarietà, perché comunque evidentemente nelle situazioni di difficoltà che l'unione, la comunione emerge. E credo che la testimonianza e l'esperienza della nostra comunità religiosa qui ad Ancona sia ascrivibile, estensibile non solo a ogni comunità religiosa, ma anche a ogni famiglia, ogni forma di come dire, comunione umana, quale sia la forma anche appunto via etere. Ecco, allora l'indicazione che il Signore ci ha lasciato nel mercoledì delle ceneri, all'inizio della Quaresima, ancora una volta è pertinente, anzi quanto mai attuale e incarnato nella nostra vita. Tutto questo ci libera anche dalla tentazione della superbia, in cui è facile che ci imbattiamo. Ricordo che San Padre Pio diceva che la tentazione propria delle anime devote è la superbia spirituale. Dinanzi anche alla nostra fragilità, alla nostra debolezza di questo tempo, ecco, è forse tempo opportuno anche per lasciarci potare da questo attaccamento in fondo a noi stessi, che magari ci faceva sentire sicuri, ma abbiamo bisogno in qualche modo di lasciarci riformulare, rinnovare interiormente, trasformare, cambiare, convertire, conquistare dall'amore di Dio nelle modalità che il Signore oggi e in futuro vorrà donarci. Ecco, non vivendo qualcosa che è la fine di tutto, quanto in cammino verso la terra promessa, in cammino verso una terra che il Signore ci mostrerà. E quindi un luogo di grazia, uno stato interiore innanzitutto di grazia a cui vuole portare non solo ogni suo figlio, ciascuno di noi, ma tutta la Chiesa, tutta l'umanità. E tutto questo, a mio avviso, si innesta esattamente anche ha un suo rapporto con la triplice tentazione a Gesù nel deserto. Tre tentazioni, lo sappiamo che compendiano
tutte le tentazioni sostanzialmente ascrivibili e che possono, con cui il nostro avversario, all'interno delle permissioni di Dio, tenta il cuore dell'uomo. La tentazione della gratificazione del senso, quindi della soddisfazione sensibile, del cercare la propria felicità nel piacere, nella soddisfazione, nei beni materiali o sensibili. La tentazione dell'egoismo, dell'orgoglio, cioè porre se stessi al centro di tutto e investire la propria vita solo su di sé. La tentazione dell'idolatria. In fondo, orientare la nostra fiducia non nel Signore, nell'artefice, nel Signore di ogni cosa, nel Dio d'amore, nel Dio unico, vivo e vero, ma nei vari idoli e in ultimo, quegli idoli dietro i quali si nasconde il nostro avversario, che come al Signore ci tenta in ultimo promettendoci tutto quello che vogliamo se lo adoriamo, se orientiamo la nostra fiducia non nel Signore, colui che ci è padre, garante, custode della nostra vita, del nostro bene, ma nel menzognero, nel falsario, nell'ingannatore, nel serpente antico, in colui che vuole la nostra rovina per odio a Dio e a colui che ha creato immagine e somiglianza di Dio, cioè l'uomo, per farci precipitare con l'inganno e l'aiuto della nostra stoltezza nella disperazione, nella sua stessa disperazione eterna. E direi che, d'altra parte, le tre tentazioni nel deserto, tentazioni al Signore, che il Signore ha vinto con la potenza della sua parola. Il Signore continua a vincerle in noi proprio attraverso quelle tre vie che ci ha indicato. Innanzitutto la gratificazione, la ricerca della felicità nei sensi, sappiamo come antidoto proprio il digiuno e l'accettazione delle croci, delle prove offerte al Signore per la salvezza delle anime e riparazione dei peccati nostri e del mondo intero. La sofferenza, lo sappiamo, la grande valenza riparatrice e soddisfattrice se è offerta al Signore. La tentazione dell'egoismo o dell'orgoglio fronteggiata, possiamo dire, resa vinta, ecco, dalla carità, dall'apertura del cuore al fratello, dalla considerazione e consapevolezza di essere in cammino sulla stessa barca verso la stessa meta e di aver bisogno del sostegno reciproco. E quindi anche, appunto, come dicevamo, dell'accoglienza reciproca. E infine, a fronte dell'idolatria, di colui che ingannandoci vorrebbe prometterci di poter realizzare ogni nostro desiderio materiale e egoistico se separati da Dio, in realtà è vinto dalla forza della preghiera. Quella preghiera, ci dice la Madonna, che unita al digiuno vince le guerre, ferma le guerre, ma lo dice il Signore, come sappiamo, certi demoni si scacciano solo con la preghiera e il digiuno. La preghiera come fondamento della nostra vita, capace di smascherare le magliardi del nemico e donarci una luce nuova, aprire il cuore alla speranza, alla certezza della vita che non muore, anzi che risorge. Il cammino pasquale, il cammino di Quaresima in fondo è proprio questo, un cammino verso la Pasqua, verso la risurrezione. Verso la risurrezione continua, quotidiana, verso la rinascita dei cuori e delle anime, verso la Pasqua eterna. In tutto questo entra anche quel brano che San Paolo ci ha offerto ancora una volta nel Mercoledì delle Ceneri, il brano della seconda lettura, sintetizzabile in quell'espressione: vi supplico in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare da Dio. È questo tempo di riconciliazione. E ancora una volta paradossale può apparire, perché ben sappiamo anche le difficoltà concrete, gli spostamenti, i movimenti che rendono anche difficile l'accesso al sacramento della riconciliazione, che è una grande grazia, evidentemente. E quindi, senz'altro, ecco, nei modi che la Chiesa ci offre di viverlo, bene facciamo a farvi ricorso, a non avere timore di farvi ricorso, anche chiedendo espressamente ai sacerdoti che possano sovvenire ed esercitare il loro ministero venendoci incontro, in questo senso. Ma tuttavia, in ogni caso, pur in questa situazione in cui
materialmente ci andrebbe, lo stesso sacramento della riconciliazione, così meno immediatamente usufruibile. Tuttavia, proprio questo, il tempo della riconciliazione, del lasciarci riconciliare da Dio, cioè del convertirci a Lui, per chiedere perdono e chiedere che sia Lui, per mezzo di Maria, a fare luce su quegli ambiti, su quegli aspetti, su quei punti, su quelle regioni del nostro cuore che hanno ancora bisogno di conversione, ma soprattutto che ci dia Lui la forza del suo Santo Spirito, di lasciare i nostri ormeggi e appunto camminare, navigare incontro a Lui, incontro alla piena riconciliazione con Lui e con i fratelli e anche con noi stessi, con la verità più profonda, anche con quelle ferite che magari ci fanno paura, ma che abbiamo bisogno forse sempre più di far emergere, di consegnare al Signore. Ecco, senz'altro tempo di Quaresima è tempo di riconciliazione con Dio nella forma del sacramento della riconciliazione, ma quando anche non fosse immediatamente usufruibile, ecco, non cessiamo di invocare la nostra supplica al Signore, la sua riconciliazione. Perché possiamo vivere anche non solo nelle sante messe cui ci fosse dato di celebrare, ma anche nelle messe che possiamo vedere in televisione, l'atto penitenziale, all'inizio della messa lo sappiamo, condoni i peccati veniali, e ogni atto di penitenziale, come quello che è possibile fare a Compieta, ecco, la recita dell'atto di dolore, ecco, invochiamo misericordia per noi, per tutte le anime, per la Chiesa, per il mondo intero. E questa apertura del cuore, la misericordia di Dio e la riconciliazione con il Signore, con noi stessi e con i fratelli, ecco, direi questo è un po' l'itinerario, lo sviluppo, dalla riconciliazione con il Signore, dal lasciarci e scoprirci perdonati da Lui, da invocare il suo perdono e scoprirci perdonati, nasce anche una nuova riconciliazione con noi stessi, da cui anche la possibilità di amare il prossimo come noi stessi. E quindi appunto il comandamento dell'amore fraterno. Ecco, ci vengono in soccorso le letture appunto delle restanti domeniche di Quaresima. In particolare della terza, quarta e quinta, l'incontro di Gesù con la Samaritana, l'incontro con il ceconato, l'incontro con Lazzaro, meglio la risurrezione di Lazzaro, preceduto, come sappiamo, da un altro episodio, la trasfigurazione. Il Signore, nel pieno, meglio, ecco, subito dopo l'inizio della Quaresima, potremmo dire di ogni Quaresima della nostra vita, cioè di ogni condizione, di ogni passaggio di prova, di fatica, di difficoltà, ci porta con sé sul monte, ci ricorda che Lui è il Signore dei Signori, il Verbo fatto carne, che con la potenza stessa del Padre opera e agisce, e nella sua vita pubblica, Pietro, Giacomo e Giovanni, si svela come Dio. La trasfigurazione, già un anticipo della risurrezione, è la manifestazione piena della divinità di Cristo, una divinità adombrata da quella nube. Al cospetto del Signore, i discepoli cadono per terra, perché sono inadeguati, siamo inadeguati al cospetto di Dio. Farfugliano cose. A un certo punto una nube le ricopre, quella nube che è anche immagine dell'Antico Testamento della presenza del Signore, che nasconde la presenza di Dio. Una nube che sembra opprimere, sembra impedire la vista, ma che in realtà ci ricorda per fede, alimentando e nutrendo la nostra fede, che oltre la nube c'è il Signore stesso, che a un certo punto apre la nube e, come quei discepoli, parla: questi è figlio mio l'amato, ascoltatelo. Il modo allora per aprire quella nube, quelle nubi di tenebra che non di rado possono offuscare il cielo della nostra anima, della nostra mente, del nostro cuore, la via maestra è ascoltare la parola del Signore. È la parola di Dio, che è parola d'amore, che spezza le tenebre, apre le nubi, fa entrare il raggio di luce della grazia di Dio, del suo splendore d'amore. Nella sua delicatezza d'amore con cui lo Spirito Santo accudisce, sostiene, rialza le nostre vite. E non è un caso che il Signore, subito dopo, disse proprio quella frase: alzatevi, non temete. E ciò che ripete ancora a noi, ripete in ogni istante: alzati, non temere. E
il Signore a dircelo e a ripetercelo. E attenzione a ripetercelo proprio dalla e attraverso quella nube. Cioè nei momenti in cui, come anche almeno qui, immagino anche a Bologna nei giorni scorsi, giorni ivi compreso ieri, dal tempo non certo primaverile, è proprio quando nel nostro cuore viviamo queste giornate, questi tempi di tenebra, di fatica, in cui ricordarci con la volontà e con la memoria l'episodio della trasfigurazione, in concreto anche i passaggi del Signore nella nostra vita, farne memoria, ma in particolare quella parola del Signore: alzati, non temere, alzatevi, non temete. Cioè, in altri termini, ci sono io, non abbiate paura. In fondo, questo è, ecco, il conforto che i discepoli hanno ricevuto e che vuole donarci anche in questo tempo di prova, a maggior ragione in questo tempo di prova. Ogni giorno in fondo è tempo di trasfigurazione, cioè di salire con il Signore sul Tabor per stare con Lui e ridiscendere, per saperci con Lui anche nelle pieghe negative, faticose, logoranti della nostra vita, per come dire, elevare la nostra supplica, ecco, sul Tabor del nostro cuore, al Signore per tutte le anime, tutti i cuori, tutte le necessità, tutte le sofferenze di questo mondo in particolare. Ecco, tutto questo direi ha un risvolto anche proprio negli episodi, negli incontri che il Signore realizza con la Samaritana, con il cieco nato, con Maria e Marta di Betania e in ultimo con Lazzaro. Innanzitutto il Signore attende al pozzo la Samaritana e dopo un lungo dialogo quella donna, che era appunto, come sappiamo, giunta al pozzo nell'ora più calda, lontana dalla vista degli uomini, con una volontà di escludersi dalla comunione con le persone, in qualche modo sentendosi forse, sapendo di essere peccatrice, o forse sapendosi giudicata, condannata, ma sembra essere anche una sua durezza interiore, perché in fondo, mi permetto di dire, se ripercorriamo il lungo brano, cosa che mi invito a fare, magari se avrete tempo, in questi giorni, il lungo brano del Vangelo dell'incontro di Gesù con la Samaritana, l'atteggiamento iniziale per buona parte del dialogo di quella donna sembra apparire non del tutto mite, arrendevole. Se ci pensiamo alle domande e alle risposte, sembra avere una diffidenza che certo nasce dal fatto di essere samaritana al cospetto di un giudeo, e quindi alla luce di una così diffidenza e non familiarità che era come dire risaputa e vissuta dai due popoli, diciamo. Tuttavia quella donna che viveva in una condizione di peccato ha una sua durezza, si pone davanti al Signore realmente in un atteggiamento da interlocutrice, non di colei che chiede qualcosa al Signore, che lo invoca, ma innanzitutto che vi dialoga. Ecco, e questo dice anche, in fondo, a mio avviso, di una certa durezza del suo cuore. Una vita radicata nel peccato la porta a essere diffidente e in fondo anche superba, perché in fondo, ahi noi, questa è la conseguenza del peccato. Separandoci da Dio, preferendone di rincorrere i nostri obiettivi, scoprendo poi le nostre delusioni, il cuore si amareggia, si indurisce anche verso il Signore e verso tutti gli uomini. Alla fine diffidiamo di tutto e al tempo stesso tutto consideriamo in modo diffidente e anche un po' altezzoso. È una malattia del cuore, una malattia dell'anima. Ed è proprio da questa malattia che il Signore la guarisce, perché in fondo questo atteggiamento viene progressivamente scalfito dall'amore di Gesù, che mostra di conoscerla fino in fondo, quindi tutta la coltre di sovrastrutture che anche noi, ahi noi, siamo così inclini a fare, magari di cui rivestirci. Progressivamente viene smantellata, il Signore va al cuore della Samaritana e allora quella donna si lascia realmente
parlare al cuore del Signore. Riconosce che ha una sete più grande, ha una sete di felicità nella sua vita. In vario modo aveva rincorso in modo sbagliato fino a essere totalmente scoraggiata e disperante la possibilità di realizzarla, accontentandosi della sua esclusione e di qualche piacere. Di fatto, calpestando la sua stessa dignità, il Signore la nostra dignità, ce l'ha donata a Lui e desidera farla rifiorire in ogni istante. E il Signore a svelare che è Lui che solo può dare da bere di quell'acqua capace di dissetare fino in fondo in modo inesauribile il cuore della Samaritana. E l'amore di Dio, e la sua grazia, e il suo perdono. E infatti è interessante come alla luce di questo incontro la Samaritana lascia la brocca su quel pozzo e corre ad annunciare agli uomini e alle persone che ha incontrato il profeta, il Signore. E questi dopo vari passaggi alla fine credono. Credono in ciò che il Signore dice, ascoltandolo e aderendo a Lui, non solo per la testimonianza della Samaritana, ma riconoscendosi, credendo la sua parola. Il Signore si tratterà alcuni giorni in quel paese che era nemico, ma nessun paese è nemico al cuore di Dio. Perché Lui ha creato ogni cosa, ogni cuore. È fatto per essere amico di Dio. E quando apre la porta, secondo l'invito di Apocalisse, ecco sto alla porta e busso. Se qualcuno mi apre, entrerò presso di lui, prenderò dimora presso di lui. Ecco, se solo si apre uno spiraglio al Signore, allora scopriamo che questo cuore è fatto per lui. Il cuore di ogni uomo, a maggior ragione in questi tempi di prova, è in condizione di poter scoprire in modo nuovo che questo cuore è fatto per Dio. E allora l'incontro con il Signore diventa liberante, diventa espressione di quella riconciliazione. Vi supplico in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare da Dio. Ecco, questo è il tempo in cui il Signore desidera preparare il nostro cuore e il cuore di ogni uomo a lasciarci riconciliare da Lui. Alla Samaritana è accaduto, ha detto il suo sì, pur arrivando a tutta una vita contorta da esperienze pregresse, ha vinto le sue resistenze, ha lasciato che parlasse in lei la sua sete d'amore. Sua sete di felicità, di comunione, di perdono. E solo il Signore può realizzare tutto questo. E se l'ha realizzato nella Samaritana è perché vuole realizzarlo in ciascuno di noi, in ogni cuore. E questo vale anche per il cieco nato. Una vicenda, l'abbiamo commentata domenica scorsa, interessante, anche singolare, anche per gli interventi di varie figure che fanno capolino in questo passo di Vangelo, nel quale però c'è un assunto iniziale, fondamentale, cioè questa malattia non è per la morte, ma per la vita, perché si rivelino le opere di Dio. Il Signore lo ripeterà proprio in riferimento a Lazzaro, dandoci quindi anche una spiegazione soprannaturale, una prospettiva soprannaturale rispetto a qualsivoglia male fisico, psichico, spirituale, a vari livelli nella nostra vita, nella vita dell'uomo. Se il Signore lo permette sempre in vista di un bene e di una grazia più grande, per realizzare qualcosa di più grande a partire dalla salvezza della nostra anima, o da una crescita appunto nella comunione con Lui e nella salvezza e nella santificazione di tutte le anime, la santificazione della Chiesa e del mondo intero. E questo vale anche poi nei piccoli, progressivi passaggi nella nostra vita. In fondo non c'è malattia, non c'è amarezza, non c'è contrarietà, tribolazione, prova che non sia per la vita, cioè per lo svelamento e un incontro nuovo con il Signore nella nostra vita, beneficio non solo nostro ma di tutte le anime. Questa prospettiva in cui il Signore ci prende per mano è illuminante, consolante e vogliamo scolpirla nel nostro cuore, nella nostra mente, nella nostra memoria, perché è così preziosa nel tempo della prova. Dicevamo che il cieco, che si trova evidentemente in una situazione di minorità, di esclusione, era un mendicante, escluso dalla sua famiglia, escluso da tutti, viene risanato, gli viene data la vista, lui che mai l'aveva avuta, e renderà testimonianza al Signore. Contro di lui, ecco, si oppongono i farisei, la stessa famiglia,
che mette in discussione o perlomeno non vuole prendere posizione, ecco, davanti a quello che è successo e a colui che è l'autore di quel segno, cioè il Signore stesso. Ci penserà appunto lo stesso Cecconato, il quale, insomma, ecco, come dire, ricorderà ai suoi interlocutori che se uno cerca il Signore, cerca la sua volontà e prega, il suo grido viene esaudito. Vado a riprendere, se lo trovo, le parole esatte che il Signore ci ha donato. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Allora si tratta di questa parola che il Signore ci ha lasciato attraverso il Cecconato, si tratta di far nostro questo invito a orientare la nostra vita in quale direzione. Onorare Dio e fare la sua volontà. Sapendo che il Signore sempre ascolta, come dicevamo, il grido che sale da un cuore povero, umile, invitandoci a metterci però nella strada su cui Lui ci attende. Onorare Dio, cercare il Signore sopra ogni cosa, il suo regno e la sua giustizia, orientare tutta la nostra vita a Lui, per scoprire le sue chiamate concrete, quotidiane, nelle situazioni, nelle persone, i modi con cui il Signore ci interpella alla carità, a servirlo in concretezza, al di là delle nostre, dei nostri convincimenti, dei nostri progetti, delle nostre idee, dei nostri criteri, quelle istanze concrete, pratiche, magari umili, magari faticose per noi. Il Signore ci attende, ai fratelli, alle condizioni di vita quotidiane, alla sopportazione di cose, dalla disponibilità a donarci, a spenderci, a vincere la nostra pigrizia e le nostre resistenze. Onorare Dio, naturalmente nel culto, nell'adorazione a Lui, ma anche nel servizio a Lui, lì dove si rende presente ogni giorno, le persone, le situazioni concrete, le chiamate concrete, che appunto possono smascherare o mettere in difficoltà anche proprio le nostre abitudini. Si fa la sua volontà, cercando appunto sopra ogni cosa la volontà del Signore e fidandosi della volontà di Dio che è sempre volontà di grazia, di misericordia, di risurrezione, di vita eterna, di pace, di gioia, pur attraverso i passaggi di sofferenza che connotano inevitabilmente la nostra vita. Anche il cieco si è fidato del Signore e ha scoperto non solo la guarigione fisica, ma una guarigione più profonda che comparirà alla fine del passo del brano. Dove il Signore appunto gli dice credo Signore, l'atto di fede del cieco nato ormai guarito si prostrò dinanzi a lui. Quella cecità risanata trova il suo compimento in questo atto di fede. La vera cecità di cui tutti abbiamo bisogno, ogni cuore, anche il nostro, la nostra anima ha bisogno, è la difficoltà a credere, a fidarci fino in fondo di Dio, specie in circostanze, in situazioni appunto che contrastano con le nostre aspettative o con le nostre abitudini. Ecco, il Signore vuole aprire la vista, anche la nostra vista, vuole aprirci a quella vista della fede che è profondamente, acutamente vede, contempla, riconosce. Chi crede, vede, come la Lumen Fidei, il Papa Francesco e Benedetto ci dicono. Ecco, credo, Signore, in quell'atto di fede possiamo dire realmente il cieco nato ha recuperato la vera vista. Ed è una vista che vogliamo implorare anche per noi. La seconda grazia da chiedere, la grazia della vista interiore
per noi, cioè di riconoscere la chiamata, la presenza del Signore ogni giorno, e la vogliamo implorare per tutte le anime, per tutti i cuori. Questo più che mai è tempo perché nel quale il Signore vuole aprirci alla sua vista, a una vista nuova, l'umanità, la Chiesa, a una vista nuova di fede su di Lui. Tutto questo direi trova anche il suo compimento nell'episodio su cui potremo meditare tra oggi e domani, quinta domenica di Quaresima, cioè appunto l'episodio, la narrazione della risurrezione di Lazzaro. Un evento che conosciamo, una narrazione che bello sarebbe leggere, ma anche in questo caso è un passo molto lungo, non lo facciamo, lo lasciamo alla lettura personale, che senz'altro avremo occasione, possibilità di fare tra oggi, questa sera, tutta la giornata di domani, e magari soffermarci su di essa, non leggerlo dall'inizio alla fine in modo frettoloso, ma coglierlo come una pagina su cui sostare, sostare con calma, passo dopo passo. Cosa succede? Che un certo Lazzaro di Betania, così dice esattamente il testo del Vangelo di Giovanni, un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Beh, interessante anche questa, direi, questa annotazione iniziale, perché si parla di un certo Lazzaro di Betania, cioè un'espressione che dice quasi un certo distacco, una certa lontananza, un certo anonimato. Lazzaro viene qualificato solo in funzione delle sorelle che avevano già avuto un incontro con il Signore, avevano quindi anche un ruolo, possiamo dire, nel discepolato del Signore. Lo avranno anche in seguito. L'episodio si apre con la citazione di questo un certo Lazzaro di Betania. Scopriremo come in realtà questa, come dire, apparente lontananza, anonimato, può essere agli occhi degli uomini, della fama, della conoscenza degli uomini. Ricordiamo quanto il Signore, fosse mistificato, la sua conoscenza fosse mistificata dai suoi conterranei. Pensavano di sapere tutto di lui, del figlio di Giuseppe. Lo qualificavano solo in relazione all'identità e al mestiere del padre, quasi espressione di un'identità labile, poco rilevante socialmente. La vera identità è quella che è dinanzi a Dio. Nessuno è anonimo al cospetto di Dio. E scopriremo come il Signore giunge dinanzi a quella tomba e piangerà a lungo, commosso, tant'è che dicono quanto l'amava. Nessuno è anonimo agli occhi di Dio, il Signore ama, conosce, ha offerto la sua vita per ciascuno di noi personalmente. Tuttavia, dinanzi alla malattia di Lazzaro, le sorelle mandano a dire a Gesù attraverso degli emissari che si trova lontano da lì, in un'altra terra, in un altro luogo, di raggiungerlo, perché stava molto male prima che morisse. Il Signore sa che Lazzaro è ammalato, ma non si muove, rimane fermo. Successivamente deciderà di tornare in Giudea nel momento in cui saranno passati 4 giorni, giungendovi quando è passato il quarto giorno dalla morte, il giorno cioè che si riteneva nel quale poter attestare che senz'altro una persona senza ombra di dubbio, senza possibilità di prova contraria, ormai era deceduta. Una situazione anche in questo caso singolare e paradossale, che verrà rilevata da Marta e Maria nel momento in cui il Signore giunge Betania, lì dove era il luogo in cui vivevano Lazzaro, Marta e Maria, sarà Marta a corrergli incontro e a dirgli quello che era nel pensiero di tutti, se fossi giunto prima. Mio fratello non sarebbe morto. Signore, se tu fossi stato qui, ecco, scusate, sono precedente.
Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo? Rispose: Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Detto queste parole, andò a chiamare Maria. E la narrazione precede, prosegue. Il Signore si rende presente, Lazzaro è morto da 4 giorni, Marta, con la sua attività, il suo spirito di iniziativa, ma soprattutto la sua speranza indomita, corre incontro al Signore. Se fossi stato qui non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa chiedi al Padre, il Padre te la concederà. E in fondo, poi quella di Maria, di Marta, pardon, sarà una professione di fede. Credi tu questo? Io sono la risurrezione e la vita. Sì, o Signore, credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. E questo cosa ci dice? Beh, direi innanzitutto due cose. Quello che secondo argomenti di ragionevolezza, secondo il buon senso, criteri umani, quello che le nostre domande possono porre al Signore, e cioè: perché non sei venuto prima? La domanda stessa di Marta. Il Signore attende che Lazzaro muoia. Dal punto di vista umano, sul momento sembra una cosa irragionevole, e ci possiamo trovare in situazioni analoghe nella nostra vita, situazioni, passaggi in cui magari pur pregando, cercando di vivere nel Signore, accadono cose che ci mettono in difficoltà e ci sembra quasi che il Signore ci abbia lasciato, che non risponda alla nostra supplica. Ecco, siamo esattamente in questa situazione. Il Signore attende, non dà spiegazioni ai suoi discepoli, anzi a un certo punto dice: Torniamo, torno a Gerusalemme, torno in Giudea, e alcuni diranno: Allora veniamo anche noi. In maniera inaspettata il Signore si ferma, lascia che Lazzaro muoia, sembra non intervenire, a causa della tempesta, la barca agitata nella tempesta, ma un tempo altrettanto, come dire, singolare, improvviso, si muove, quasi come quell'apparire di Gesù camminando sulle acque sul finire della notte. E appunto giunge presso Lazzaro quando ormai era morto da 4 giorni. Da una parte questo ci ricorda che l'opera di Dio è infinitamente più grande dei nostri criteri, della nostra visuale umana, e che talora, anzi, noi spesso tendiamo ad assolutizzare, e intendo lo stesso sguardo umano sulle cose di Dio, sul modo di guardare a Dio in fondo solo a partire dai nostri criteri umani, di quello che abbiamo sperimentato, sappiamo, in cui in qualche modo tendiamo a ridurre Dio, il suo agire, la sua opera, la sua grazia, a quello che sappiamo, vorremmo, desidereremmo. E questo significa che talora ci ritroviamo in cui non lo vediamo più, sembra che non ci risponda e ci lasci da soli. In realtà il Signore ha uno sguardo ulteriore e, come accennavamo prima, ci ricorda che non c'è passaggio di sofferenza, di prova, che non sia passaggio appunto verso un bene e una grazia più grande, uno svelamento nuovo del Signore nella nostra vita, che certo implica raccogliere le nostre energie interiori e consegnarle a Lui, pur nella nostra debolezza e fragilità. Il Signore non ci chiede di eccellere, di essere perfetti, ma di consegnargli il nostro cuore povero, il nostro grido e la nostra fiducia. Ripetutamente, il Signore lo dirà a Santa Faustina in particolare, possiamo leggere nei diari. E tutto questo in fondo è quello che ha vissuto Marta, così giustamente bacchettata, ripresa con dolcezza dal Signore nell'episodio in cui Maria era tutta assorta contemplativamente ad ascoltare la sua parola, e lei, di fatto ignara, disinteressata alla volontà di Dio, era
intenta fare tante cose, anche a dettare ritmi, tempi, condizioni, modi al Signore, tanto da riprendere in fondo anche il Signore insieme alla sorella. Dille invece di stare lì ad ascoltarti, di venirne ad aiutare piuttosto. Ecco, quando siamo sganciati da Dio, quando prevale la nostra volontà umana, finiamo anche con dire cose, con pensare cose in realtà risibili, grottesche, perlomeno stolte. Ecco, invece in quella situazione Marta si rivela, è la rovescia della medaglia in fondo dei nostri pregi e difetti, colei che è indomita, anche quella sua inclinazione a fare, è un carisma da mettere al servizio del Signore, è lei che senza indugio corre fuori da quella casa, possiamo dire raccoglie le sue energie rimaste per andare incontro al Signore e dirgli: se fossi stato qui, ma anche adesso so che puoi fare qualcosa. Ecco, quindi è anche tempo questo, quindi a partire dalla nuova consapevolezza su come il nostro sguardo sia sempre insufficiente, inadeguato, e guai ad assolutizzare i nostri criteri, quanto più conducano al pessimismo, allo scoraggiamento, a dire non voglio la disperazione. Sono sempre fallaci, inficiati dalle suggestioni del nostro avversario e dalla nostra debolezza, dalla debolezza della nostra vista. Abbiamo bisogno, come dicevamo, di quella vista nuova del cielo, che è la vista della fede, una vista che penetra la nube. Ci dice che tutto questo è possibile alzandoci e andando incontro al Signore, orientandoci a Lui, magari non fisicamente, ma certo con la nostra mente, con la nostra volontà, cercare Lui, materialmente, interiormente in cammino verso di Lui, consegnandogli tutta la nostra vita, le nostre speranze e la nostra fiducia. Quando c'è tutto questo, allora il Signore interviene. Non solo, anche Maria avrà un ruolo in questa vicenda, perché sarà usata a coinvolgerla, e a quel punto Maria stessa si alzerà e anche lei riprenderà nuovo vigore, una nuova speranza. Ecco, in questo contesto Maria sembra l'immagine di colei che è totalmente scoraggiata, preda della depressione, preda della desolazione, della venir meno di ogni speranza. Il Signore la chiama per nome. Chiama per nome ciascuno di noi, lì. Nessuna situazione è disperata. Ogni situazione è occasione per sentire e sapere che il Signore ci chiama a uscire come Lazzaro, a uscire di casa come Marta prima e Maria poi. Perché in realtà è proprio questo che accade. Giunto davanti a quella tomba, il Signore si commuove, piange. Tocca, si può dire, commuove persino le persone che erano lì, le quali sono colpite dal ripetuto pianto del Signore dinanzi all'amico Lazzaro, che è deceduto. L'amico Lazzaro, ecco, quello che sembrava anonimo, sconosciuto, irrilevante, è amico di Dio. Ciascuno di noi, come ci ricordava il cieco nato, se onoriamo Dio, cerchiamo la sua volontà, siamo suoi amici. E il Signore ci tratta da amici, magari non secondo i nostri criteri, ma si mette a servizio nostro, come farà nel gesto della lavanda dei piedi, perché tutto questo sia ripetuto da noi nella nostra vita. Ecco, e in conclusione, allora, il Signore giunge davanti a quella tomba nel quarto giorno. Precedentemente, prima di partire, aveva detto che Lazzaro dorme. Preannunziando in fondo una situazione che sembrava smentita oggettivamente dai fatti, ma che invece corrispondeva alla verità. Un sonno che aveva bisogno di essere risvegliato. Dinanzi a quella tomba il Signore piange, ma soprattutto ringrazia il Signore, eleva lo sguardo al cielo: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credono che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legate con bende, il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Ecco, Lazzaro, vieni fuori. Interessante, innanzitutto il Signore
ci indica anche un metodo. Innanzitutto ringrazia il Padre, eleva la sua lode al Padre. Ricorda questo passo, almeno personalmente, quando il Signore lode il Padre perché è piaciuto rivelare i segreti del regno ai piccoli. Grazie Signore perché così, grazie Padre perché così è piaciuto a te. Ecco, grazie Padre perché mi hai ascoltato, perché credono che tu mi hai mandato. La preghiera di ringraziamento, capace di dilatare il nostro cuore, foriera di tante grazie, di tanti benefici, tante grazie di conversione, di guarigione, di liberazione per i nostri cuori. Valorizziamo, ecco, la preghiera di ringraziamento in questo periodo. I motivi per essere amareggiati possono essere molti e una tentazione. Valorizziamo, innanzitutto con la nostra volontà, impegniamoci nella preghiera di ringraziamenti. Innumerevoli sono i benefici, no, i motivi, le grazie per cui incessantemente ringraziare il Signore per quello che ogni giorno ci dona. A maggior ragione se poi quelle piccole grandi grazie che noi magari personalmente cogliamo, piccoli gesti, carezze del Signore, ecco, la Beata Vergine rinfranca il nostro cammino. Non trascuriamo, ma prendiamo linfa dalla preghiera di ringraziamento e soprattutto la parola che il Signore rivolge a Lazzaro e a tutti noi: Lazzaro, esci fuori. Abbiamo bisogno anche noi di uscire fuori dalle nostre corazze, di fidarci fino in fondo del Signore per essere poi svestiti, liberati anche materialmente come Lazzaro da e riprendere in pienezza il suo cammino. Liberatelo e lasciatelo andare. Naturalmente Lazzaro poi morirà, è risuscitato alla vita precedente, alla vita terrena, è un segno, uno dei grandi segni che attrassero al Signore l'attenzione della gente. Molti credettero, come il testo ci dice, molti giudei che erano venuti da Maria alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Ma soprattutto, ecco, quello che il Signore ha realizzato in Lazzaro continua a realizzarlo nella storia della Chiesa, nella nostra vita, continua a ripetercelo. L'ascolto della parola del Signore: questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Lazzaro, esci fuori. Che non significa che per forza bisogna uscire in qualsiasi situazione, contesto, in modo scellerato, ma esci fuori dal tuo ego, esci fuori e fidati della mia chiamata, ascolta la mia parola, cerca il mio volto, non avere timore di ritenere che quel sepolcro in cui Lazzaro si trovava, noi possiamo trovarci qui e là, è un sepolcro temporaneo dal quale il Signore oggi vuole farci uscire, per restituirci alla vista e alla libertà del cuore. E in fondo il cammino di Quaresima, la preparazione alla Pasqua, è cammino di conversione proprio per liberare il nostro cuore, renderci più capaci di amare, di accogliere, di aderire alla parola del Signore, alla sua volontà, di lasciarci convertire e di crescere con l'immagine e somiglianza di Dio per la quale il Signore ci ha pensati, creati e redenti, e quindi nell'unione con Lui e per il bene nostra, di tutte le anime, di tutta la Chiesa. E tutto questo naturalmente lo vivremo in pienezza nel dono della Pasqua, anticipo della Pasqua eterna, lo viviamo in pienezza nella Pasqua settimanale, cioè nella domenica. Ogni giorno di domenica, quale sia la modalità che abbiamo di celebrarla, evidentemente in questi tempi in modo penalizzato, frustrato, limitato, ma proprio in quanto tale, come dicevamo all'inizio, occasione per dispiegare ancora più le nostre energie interiori, il nostro canto, il nostro grido, il nostro desiderio del Signore, accolto da Lui, il nostro inno di ringraziamento per i modi in cui ci soccorre, valorizzando le piccole cose e celebrando già la gioia appunto della liberazione, della Pasqua del cuore, dell'uscire fuori da noi stessi, dalle nostre corazze, dai nostri, dal nostro ego, dalla nostra volontà umana, e lasciarci permeare, rinnovare dalla volontà del Signore, dalla sua risurrezione, dallo Spirito Santo, che come ha condotto nel deserto il Signore, come conduce e assiste nel deserto noi, ci assicura che Lui stesso ci darà e ci
ci dona continuamente vita. E questo non solo nella vita, vita personale, ma familiare, comunitaria, ecclesiale e del mondo intero. In cammino verso una pienezza, verso un compimento di amore. Qui il Signore ci attende a partire dalle piccole tappe quotidiane della nostra vita. Tutto questo troverà poi il suo compendio nel mistero che celebreremo nella settimana santa, dalla salita di Gesù a Gerusalemme fino appunto alla sua passione, morte redentrice, ciò che costituirà appunto l'oggetto della nostra meditazione proprio tra una settimana, nella settimana santa. Ecco, lascio queste considerazioni, scusate per la prolissità, lasciando poi a chi desidera come dire, usare, usufruire, trarre spunto da quello che abbiamo cercato di condividere, anche per la propria meditazione personale, direi anche per la condivisione domani sera per chi vorrà appunto prima del rosario usufruire di questo spazio per lasciare parlare o condividere quello che lo Spirito Santo abbia suscitato, ma innanzitutto lasciamo che lo Spirito Santo, per mezzo di Maria, oggi, domani, susciti in noi, ecco, la sua parola di vita, tocchi i nostri cuori, lambisca le coste del nostro vivere, delle nostre regioni interiori, ecco, rimaniamo, direi, nel raccoglimento e nella meditazione, nella riflessione della parola che il Signore ci ha offerto. E in fondo, come dicevamo, è proprio espressione di quel lungo ritiro di Quaresima che siamo chiamati a fare, anche a partire dalle nostre condizioni di vita attuali, occasione di grazia per il risveglio del nostro cuore, per il rinnovamento delle anime della Chiesa, per il ritorno al Signore, di tanti cuori. E in quest'opera il Signore coinvolge, chiama per mezzo di Maria anche ciascuno di noi a partire dalla propria esperienza quotidiana.